ragazzi, sono Kernan, benvenuti su Exec Official per questo nuovo video con il quale torniamo a parlare di portatili dopo aver visto qualche mese fa quella bestia allucinante, veramente quel vero e proprio mostro del GT80 Titan Slide. Oggi vi presento sempre un gioiellino di casa MSI, ma diciamo un mostriciattolo, un qualcosa di più facilmente accostabile ai comuni mortali, anche sotto l'aspetto, ragazzi, del budget. Sto parlando del GT72S6QE Dominator Pro G. Sì, MSI è rinomata per affibbiare nomi facili da ricordare ai suoi prodotti, però insomma grazie ai quali si possono capire tante cose. Infatti i più svegli tra di voi avranno già intuito che parliamo della nuova linea di portatili dedicati al gaming MSI, che ha abbandonato i processori Haswell per lasciare spazio ai nuovi processori Intel Skylake con architettura da 14 nanometri. Nella fattispecie il modello che è stato inviato a me monta un 6820HK, un i7-6820HK, quindi con moltiplicatore sbloccato, molto propenso all'overclock. Se c'è tra di voi, ragazzi, qualche pazzo scatenato che ha intenzione di comprare un portatile per overclockare la CPU, beh, con questo può farlo. Quindi parliamo sempre di prodotti davvero particolari. Sempre parlando di specifiche, visto che ci stiamo, a bordo monta una Nvidia GeForce GTX 980M da 8 GB di RAM, 16 GB di RAM DDR4, un SSD, ragazzi, Super Ride da 256 GB, che è qualcosa di velocissimo, impiega quasi 9 secondi all'avvio, è veramente un razzo, ragazzi, questo SSD. Ovviamente il tutto in combinata con il classico disco rigido da 1 TB 7200 RPM, tastiera con layout italiano RGB by SteelSeries, veramente d'impatto, poi ci arriveremo con calma, pannello da 17,3 pollici in Full HD, ragazzi, il tutto con sistema operativo già preinstallato, Windows 10 da 64 bit e una serie di software ai quali magari farò qualche accenno, che vanno dalla gestione del consumo energetico, appunto alla gestione del monitor, dello schermo e via discorrendo, anche al sistema audio. Partirei però, ragazzi, dai materiali e dall'assemblaggio, come sempre GG ad MSI perché tira fuori i prodotti veramente di qualità, non lo dico per dirlo ma realmente è così. Quando l'ho tirato fuori dalla scatola mi ha dato subito l'impressione di essere un bel prodotto, e ci vuole quando abbiamo montato al suo interno un'architettura del genere. E ovviamente siamo lontani dai quasi 5 kg, ora non ricordo esattamente, comunque del GT, del mostro, il famoso mostro, del GT80 Titan, però non parliamo comunque di un portatilino, il peso si aggira intorno ai 3,7 kg, che è comunque una buona cosa, ragazzi, perché viste le specifiche, se c'è una massa consistente è una buona cosa sotto l'aspetto della dissipazione del calore. Ovviamente un portatile, diciamo, più vicino alla versione slim fa più fatica a disperdere il calore. Il display, ragazzi, è veramente uno dei punti di forza di questo portatile per tanti aspetti. Intanto, come già detto, è un pannello IPS da 17,3 pollici con trattamento antiriflesso e un contrasto favoloso, veramente favoloso. Supporta come risoluzione massima la Full HD, quindi parliamo di un 1920x1080, e mi sono già espresso in altri video a riguardo. A mio avviso, ragazzi, se cercate un portatile per giocare è la soluzione migliore, ma semplicemente perché allungate la vita di parecchio del vostro portatile, perché sì, le risoluzioni Ultra HD che vanno tanto di moda adesso sono fighe tutte quelle che volete, ma tra due anni, ovviamente, quando uscirà il AAA di turno che vorrete giocare, dovrete rinunciare un po' ai dettagli, perché ovviamente con una risoluzione 4K la richiesta a livello, appunto, di calcolo è nettamente superiore. Con una 1920x1080 sto molto più tranquillo, specie se a bordo ho una 980M da 8 GB di RAM, che poi tra l'altro, ragazzi, la Full HD su un 17.3 si vede comunque sia dettagliatissima, si vede benissimo. Questo monitor poi supporta il G-Sync, e lasciatemi dire due cose a riguardo, perché funziona un po' diversamente rispetto al G-Sync che troviamo sui monitor per desktop. Infatti, quando attivo il G-Sync su questi portatili, il refresh del monitor si attesta sull'erzaggio massimo, nella fattispecie parliamo dei 75 Hz. È come se aveste un V-Sync che vi locca gli FPS agli Hz del monitor, solamente in questo caso, come nel G-Sync classico, non avete input lag. Mentre col mio PG278Q della ROG ho, diciamo, una fluidità mostruosa senza avere gli FPS loccati a un determinato erzaggio. Questo era giusto un appunto per spiegarvi meglio come funziona. Comunque il risultato è micidiale. Io l'ho provato su Rainbow Six Siege e devo dire che era fluidissimo, ragazzi. C'è grossa differenza rispetto a un display normale di un qualsiasi portatile. La tastiera, come detto, è una tastiera RGB
targata a Steel Series con i tasti cosiddetti ad isola, quindi belli distanti tra di loro. Poi sono gusti, però io devo dire che l'ho trovati piuttosto funzionali per il gaming, perché quantomeno mi impicciate poco grazie a questa spaziatura generosa, diciamo, tra l'uno, che c'è tra l'uno e l'altro. Sempre preinstallato c'è lo SteelSeries Engine, ragazzi, grazie al quale potrete sbizzarrirvi con combinazioni di colori e di luci, insomma, per quanto riguarda la vostra tastiera. Anche qui ci sono varie preimpostazioni già molto d'impatto, quindi io ho testato alcune di quelle, come state vedendo dalle immagini. Sul piano connettività, dal punto di vista connettività, nulla da dire, state vedendo il portatile un po' da tutte le sue viste. Ci sono ben 6 porte USB 3.0, quindi ci potete collegare tutto quello che volete a questo portatile. Abbiamo poi sul retro una porta HDMI e una mini DisplayPort, quindi possiamo collegarci anche tranquillamente un monitor esterno. Poi vabbè, e ingresso per l'SD e i classici 3.5 mm per il microfono e cuffie. Dal punto di vista della dissipazione, il portatile si comporta davvero bene, anche perché, come detto, non è un portatilino, la massa consistente lo aiuta e i suoi 3,7 kg fanno la loro da questo punto di vista. Poi abbiamo dei tasti dedicati per il boost delle ventole alla sinistra della tastiera. Quando li attiviamo effettivamente le temperature calano, però ragazzi, anche il rumore, insomma, per le nostre orecchie aumenta, e non di poco. Non si può avere tutto dalla vita, ragazzi, è un continuo trade-off quando si parla di dissipazione del calore o risparmio energetico, però il risultato devo dire che è davvero, insomma, buono. Io l'ho testato per 4 ore, per poco più di 4 ore, questo è il test più lungo a cui l'ho sottoposto, giocando, cioè, ragazzi, ovviamente, devo dire che la mano non mi si è squagliata, insomma, è andato tutto a posto. È un po' rumoroso quando le ventole erano attive, ma ragazzi, fa parte del gioco. Invece, per quanto riguarda la durata della batteria, sono stati fatti grossi passi avanti rispetto al suo predecessore, per due motivi. Intanto, vabbè, i nuovi processori consumano meno e quindi aiutano naturalmente sotto questo aspetto, ma poi soprattutto implementa questo portatile una batteria non più da 6 celle a ioni di litio, ma a 9 celle. Insomma, il risultato, ragazzi, è che questo portatile vi permette di giocare senza essere collegato alla rete per più di 2 ore, che è un successone. Magari per molti di voi dirà, magari molti di voi diranno, 2 ore sono pochissime. In realtà, ragazzi, per portatili di fascia alta da gaming sono tantissime. Pensate che il GT80, ok, che aveva anche uno slide in quel caso di 9,80, ma ragazzi, durava una cosa come mezz'ora quando non era attaccato alla rete e volevamo giocarci. Qui quantomeno dura 2 ore, poco più di 2 ore. Se poi lo utilizziamo per navigare o vedere un film, supera le 4 ore l'autonomia. Quindi devo dire che è stato fatto un grosso passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Sono rimasto piacevolmente colpito anche, devo dire, dal sistema audio della Dyna Audio. Anche se, a mio avviso, ragazzi, gli speakers sono sempre una componente secondaria quando andiamo a recensire un prodotto del genere, non perché non debbano essere in linea con tutto il resto, ma semplicemente perché quasi tutti noi alla fine finiscono per utilizzare un paio di headset. Però, ragazzi, devo dire che rende il tutto alla grande. L'impressione, almeno a primo impatto, è stata molto buona. Parliamo, ragazzi, invece della prova sul campo, quella che tanti di voi stavano aspettando, perché chi è disposto poi a pagare quasi 3.000 euro per un oggetto del genere vuole sapere a livello prestazionale come va, come si comporta questo portatile. I miei banchi di prova sono stati Battlefield 4, che non manca mai ovviamente, e la new entry Rainbow Six Siege. State vedendo già le immagini di Battlefield 4 sia riprese, insomma, esternamente, se no magari qualcuno non ci crede che questo portatile fa più di 100 fps agevolmente con i settaggi che uso generalmente, ragazzi, su Battlefield 4. Quindi sia ripreso esternamente la reflex che anche le immagini, vedete, catturate direttamente con Shadowplay. Ebbene, ragazzi, non devo dire grandi cose, non devo aggiungere altre parole. Siamo sopra, abbondantemente sopra i 100 frame. Sui settaggi fate conto ad alto più o meno. Quindi, ragazzi, se lo mangia Battlefield 4. Per quanto riguarda Rainbow Six Siege, l'ho usato col G-Sync attivo invece, perché su BF4, ripeto, volevo vedere veramente fino a dove era in grado di arrivare. Su Siege invece ho usato il G-Sync attivo. State vedendo anche, tra l'altro, le impostazioni video che ho utilizzato, quindi non tutto al minimo, anzi tutt'altro, ragazzi. E devo dire che era una vera goduria giocarci, anche perché la fluidità data dal G-Sync è veramente, era senza eguali. Devo dire che è veramente bello giocare con questi portatili qua. Io mi sto appassionando molto in quest'ultimo anno a questa categoria di prodotti, perché c'è stata una grande evoluzione dal punto di vista del mercato. Tante case si sono buttate, insomma, su questa tipologia, appunto, di portatili. Adesso è sempre più facile trovare sul mercato un vero e proprio
desktop replacement che possiamo portare in giro tranquillamente nella nostra casa di villeggiatura oppure in ufficio, magari, non so, tra una pausa e un'altra ci facciamo una partita. No, comunque ragazzi, veramente il prezzo, ho già detto, si aggira intorno ai 3.000 euro, anzi per l'esattezza 2.900 euro, qualcosa del genere, di questa bestia qui, del GT72S con 6820 HK. Che dire, spero di avervi fatto venire la voglia di farci un pensierino, magari no, magari sì, non lo so, poi me lo fate sapere nei commenti cosa pensate veramente voi di questi portatili, che secondo me sono qualcosa di spaventoso. Ci becchiamo alla prossima, se vi va lasciate un like e niente,